Io sono Alessandro, autore TV. Lei, Valentina, editor in una casa editrice. Io scrivo, lei legge e a volte mi corregge. Aia! Viviamo insieme da poco e questa è la nostra libreria. Bella, vero? Ma è troppo piccola. Negli scaffali in alto ci sono i miei libri preferiti. In quelli in basso ci sono i miei. E questo qui al centro, il più importante, lo riempiamo insieme a voi. Sì, ma con stile. Stile libro. Benvenuti, benvenuti a un'altra puntata di Stile Libro. Siamo sempre qui, io e la fantastica, inimitabile, ineguagliabile, biondissima... Ormai ah, scusami. Sì. Valentina, che come avete visto si è lasciata andare a questo piccolo sfizio di, come posso dire, come lo vogliamo chiamare questo? Un colpo di sole? Colpo di testa. Bravo, come il mio, ho preso un colpo di testa, boom, quando l'ho vista. No, ma in realtà è perché è finita l'estate, infatti io sono... contenta e stranita allo stesso tempo perché è la prima puntata che facciamo vestiti, autunno-inverno, no? Sì, in realtà ormai è inverno, è meno pieno. Quindi, per sublimare questo passaggio di stagione, io ho deciso di schiarire un po' i capelli, ma ve li mostrerò nelle prossime puntate. Eh sì, sublimiamo perché una ragazza così sublime ormai non si trova più, insomma, Sono talmente sublime. Sì. È potente sì. Che questa puntata ho deciso autonomamente di eliminare il sorteggio. Allora, diciamo che è andata così. Mi ha ricattato in maniera terrificante. Ma poi ti sei convinto perché? Perché è un bel libro. Quale? Quello che andiamo a presentare oggi? Va bene Valentina, ok, mi hai convinto. Con le tue ars amatorie, no, vabbè, mi ha convinto semplicemente con un piatto di pasta, diciamocela tutta. Ma no, ti ho convinto con l'ars scrittoria di Micaela Di Trani, che ha scritto questo interessante bel libro a Bari, i luoghi di Gianrico Carofiglio. Quindi io passerei direttamente a spiegarvi più o meno che cosa ha fatto Micaela Di Trani in una iniziativa importante della casa editrice, che è la Giulio Perrone Editore, perché la Giulio Perrone ha creato questa collana molto interessante che si chiama Passaggi di Dogana, in cui fondamentalmente vengono attraversate delle città che hanno ovviamente, come tutte, una loro storia, un loro sostrato, delle loro anche zone d'ombra e bellezze, non solo architettoniche ma anche proprio di cultura, come le si attraversano queste città? Attraverso non soltanto il vissuto dello scrittore e il passeggio proprio dello scrittore del libro, ma anche attraverso, come dire, i passaggi di scrittori famosi che ne hanno raccontato scene o zone o che semplicemente hanno ambientato i loro romanzi. In questo caso che è successo? Che Micaela Di Trani, pugliese verace come me di Andria, in provincia ex di Bari ormai, ha passeggiato, ha attraversato Bari, ha raccontato Bari anche ovviamente, come dire, aiutata da uno studio, perché Bari è come tutte le città, non sono soltanto le strade che si, ma che Bari si vedono. Nuova o Bari vecchia? Tutta Bari. Che scoprirai non è solo nuova o vecchia, ma è anche, come dire, un calderone di storie. Tu per esempio, non mi interrompere. Tu per esempio, l'avresti mai detto che uno dei cibi di strada tipicamente baresi sono dei pezzettini di... polenta fritta, le scagliozze, fritta, non l'avresti mai detto, a Bari, 40 gradi, la polenta. Esatto, è uno dei cibi tipici e questo Micaela, insieme a tantissime altre cose, ce lo racconta. Ho fatto la spesa. Che si mangia oggi? Ma che c'è famina! Vale, ma Valentina, ma sono tutti libri, ma noi che mangiamo oggi? Non puoi uscire e comprare solo libri, è ora di pranzo. Ma ce n'è uno di ricette. Ah, c'è un libro di ricette? Siamo rientrati. Il quiz! Dici. La domanda riguarda proprio Bari. Riguarda Bari, il cui santo patrono conoscete sicuramente tutti, non c'è bisogno che ve lo dica. San Nicola! Ma io ve lo dico. Ah, San Nicola di Bari. Quindi la domanda di questa puntata è: da dove arriva il celeberrimo San Nicola, patrono della città di Bari? Le opzioni per questa risposta sono: da Bari, dal Polo Nord oppure da Mira. T'avevo quasi preso, mannaggia. Oh, ma che fai? Io sto facendo la cacca. Ma così ti viene meglio. Ti viene meglio. Sempre questi libri.
Vabbè, la felicità sarà fuori di questo mondo. Allora, torniamo a noi. Ma io vi ho parlato di due, forse, non so se ho detto che sono due. Comunque, sono due grandi ciceroni. Perché che ha fatto Micaela di Trani? Che ha fatto? Con la santa pazienza, se... Quella che ho io, quella che ho io, se santa. Si è messa nel suo zainetto tutti i libri di Gianrico Carofiglio, che non sto qua ad elencare, andate a vedere la bibliografia, è un grandissimo scrittore, che ovviamente, essendo un barese, ha... dato il via a questa serie di romanzi che hanno come protagonista un avvocato, l'avvocato Guerrieri, Guido Guerrieri, 2G. Guido Guerrieri, anche lui è un barese, per cui insieme ovviamente alle inchieste, alle indagini e anche alla storia dell'uomo, perché c'è un grande, come dire, una grande valenza anche psicologica, cioè noi, noi riusciamo a conoscere anche il personaggio. Ovviamente questo personaggio, questo avvocato, quest'uomo vive a Bari e la attraversa. Cominceremo quindi a conoscere le abitudini, i posti preferiti sia di notte che di giorno, le idiosincrasie, le piccole, come dire, debolezze e anche i luoghi magari che di Bari ama e conosce meglio, e soprattutto quali sono anche i luoghi che lui ama? Sono quelli definiti non luoghi, cioè le zone di passaggio, i grandi centri commerciali, quelle zone che sono un po' indefinite, gli aeroporti. A Palese, Bari Palese, esatto. Sono andato una volta. E si va davvero da quartiere a quartiere, dalla zona meravigliosa a picco sul mare del Teatro Margherita, al quartiere Murat, che è stato riedificato e reso quello che è adesso da Gioacchino Murat, tanto che si chiama ormai quartiere murattiano, quartiere Iapigia, Madonnella, tutte zone che vengono, come dire, vissute appieno e amate, forse anche a volte odiate, come si fa con la propria città, da questi, come dire, tre pugliesi doc. Vale, sto facendo le orecchiette. Ma non si fanno le orecchiette ai libri? Vale, le orecchiette da mangiare, sto morendo di fame. 100? 150 grammi? 200? Butto tutto? Butto ma tutto. Sì, dai. Valentina, mi sembrava che stessi dicendo che volevi concludere l'ultimo concetto su questa fantomatica e meravigliosa Bari attraversata da amiche, amici, caro figli, caro Gigi, caro Ninni, guerrieri. Avvocati, guerrieri, saghe e sagre. Non è una saga. Non è una saga, adesso... ma è una sagra. E a quel punto io sì che parteciperò e andrò con piacere a Bari e passerò a inzuppare il riccio di mare con la polenta, farò la scarpetta con la polenta poi... e creerò un nuovo piatto. Ma poi ti fai il panino col polpo arrosto. Ma ragazzi, io il polpo lo mangio vivo, mi tuffo direttamente, mi arrotolo e lo abbraccio, me lo polpo, me lo spolpo. Comunque adesso ti metto un po' in difficoltà. Come se non lo facessi sempre. Perché tu pensi che uno che cammina per la città e guarda la città e vive la città, che cos'è? Che cos'è? Che un passeggiatore? Meglio di una passeggiatrice. No, non è un passeggiatore, è un passante. È un passante? Tipo quello ferroviario? Tipo non quello è neanche un passaggio. Del... Un passante è un esploratore, secondo te? Sì, potrebbe essere. No, sai che cos'è? Che cos'è? È un flaneur. Tu un lo flaneur. Sai che cos'è un flaneur? Io so che cos'è un flambé. No. Allora, flaneur è un concetto, sì. Nonché un termine, che è stato inventato da Baudelaire. Okay. E definisce questo, ora vi leggo un passo del libro giusto per farti capire che cos'è un flaneur e quindi chi è Guido Guerrieri, che è quindi il gancio attraverso cui sia Carofiglio che Micaela di Trani hanno assaporato questa Bari. Quella del flaneur è un'identità ibrida, non è un semplice passante, ma non è neanche un esploratore attrezzato. E chi è? Mo te lo dico, perfetta questa. È l'uomo sensibile che è immerso nel paesaggio cittadino, nella sua stratificazione storica e simultaneità di dimensioni, sia spaziale che temporale, percepisce qualcosa di immanente e insieme trascendente nelle strade battute e nel legame con la città. È, cioè, la forza evocativa che poi si traduce in narrazione. Non è ciò che si percorre o si visita a dire di sé o esplicitare un carattere, ma è il flaneur che decide l'approccio e lo formalizza in maniera non sistematica e pedante. Non c'è una mappa che dirige il cammino, né una catalogazione ordinata e puntuale di luoghi, ma una scelta istintiva e spesso modulata dall'umore. Beh,
sai che cosa faccio? Mi faccio un bel tatuare flaner sul braccio e ogni volta che vado in giro da qualche parte dico, scusi, lo sa che cosa sono io? Un flaner. Da tomber di ferm a flaner di polenta sono diventato. Ecco fatto. Vale, sono pronto. No. Così sei pronto. Già. Niente male, dai. Ci può stare. Io ti rifaccio la domanda, dai pure la risposta. Da dove arriva il celeberrimo San Nicola, patrono della città di Bari? Arriva da Mira. Ah, Mira. Arriva da Mira, che è la attuale città di Demre, una città situata nella Licia, cioè una regione della Turchia. Arriva da lì. Ma Licia Colò o Licia di Kismilicia? No, Licia persona. Licia persona, benissimo. Esatto. Quindi, come arriva però secondo te a Bari? Allora, la storia di questi santi è un pochino, come dire, tormentata, nel senso che non voglio essere splatter, ma molti di questi arrivano spezzettati, come dire, maciullati in varie città, perché ovviamente i fedeli poi cercavano, come dire, di prendere un ossicino, un teschietto, un piedino e li portavano nelle rispettive città. Esatto, ed è successo questo perché le reliquie di San Nicola sono conservate a Bari, Venezia, Rimini, San Nicola de Port, Bucarest e anche in Bulgaria. Okay. Però che succede? Che succede? Che questo San Nicola è stato a Mira fino al 1087. Che cosa succede poi nel 1087? Che Mira cade sotto i musulmani e Bari e Venezia, che erano i due porti, insomma, più attivi rispetto appunto alla zona orientale musulmana, che fanno? Che fanno? Aizzano le antenne, partono, raggiungono Mira e si impadroniscono di circa metà dello scheletro di San Nicola, che giunse a Bari il 9 maggio del 1087. E che succede? Che ancora oggi, il 9 maggio, c'è ovviamente un'imponente, come dire, festa, non soltanto patronale, ma c'è anche una grande processione che sia via mare che via terra e che, come dire, rievoca l'arrivo di San Nicola a Bari. San Nicola è anche conosciuto al di là del mondo cristiano perché appunto ha dato origine al mito di Santa Claus, che quindi in Italia, come sappiamo, è conosciuto come Babbo Natale. Santa Claus, Nicolaus, Claus, esatto. Insomma, ci arriviamo velocemente. Esatto. Fu forse il rumore un po' brusco della tazza di lila posata sul pattino. Ragù, scusa, non si mangiano i libri, si leggono, non si mangiano, si leggono. Vediamo se secondo te imparerà a leggere? Ma sì, ha solo 5 minuti. Ma sì, allora sai cos'è? Meglio, la cultura fa bene, cibati di cultura. Quello che però dobbiamo fare adesso velocemente è rimandarvi a presto, perché il nostro tempo è già scaduto. Stavamo qui in fermento, volevamo fare tante cose, troppe cose, perché noi mettiamo sempre tanta carne al fuoco, ma anche tante verdure, perché noi a volte, insomma, mettiamo carne al fuoco, a volte verdure, perché vogliamo far contenti i vegani, vogliamo far contenti un po' tutti. E tra tutte le cose che, insomma, vogliamo dirvi è che probabilmente continueremo a parlare di questo libro, perché abbiamo preparato tanto materiale ancora da mostrarvi. E quindi, Valentina, ti prego, saluta i nostri telespettatori, mostra questo libro, dici qualcosa, fai un sorriso e... Vi dico che tra carne e verdura preferisco il crudo, quindi vi rimando a questo ricetto meraviglioso che tra l'altro è opera di una bravissima illustratrice, Sabrina Gabrielli, e alla prossima puntata continueremo a parlare di Bari, continueremo a come dire, dirvi delle curiosità su Bari, ma soprattutto sentiremo la voce candida, meravigliosa e pugliese come la mia di Micaela Di Trani, che io ho intervistato. Olè, signori, arrivederci. Mi piace leggere al parco, tranquilla, con un albero a farmi compagnia. A me sotto la doccia. È peccato che è difficile. Mi piace leggere seduta a un tavolino, davanti a un buon caffè. A me piace leggere a letto. Peccato che... Ovunque ami leggere, fallo con stile. Stile libro.